Vicentino è un comune di 1.233 abitanti della provincia di Vicenza. Dire che a Nogarolo Vicentino c'è la Sagra dei Maroni è risaputo. Dire che c'è la famosa festa del formaggio mi sembra inutile, dato le innumerevoli persone che ogni anno vi partecipano. Quello che vi voglio raccontare io, invece, sono notizie che ho raccolto parlando con il mio nonno Cesare. Mi ha raccontato che fin da quando era piccolo coltivava i campi con la sua famiglia e come oggi piantava frumento, patate, grano turco e ciliegie. Nogarolo è un paese situato sulla collina. Quasi tutte le famiglie hanno una stalla dove i contadini portano il latte nel caseificio del paese, in cui si fa il formaggio e il burro. Il formaggio è Ecco Montefaldo. Breve storia di Nogarolo. Gli storici e le storiche pensano che l'origine di Nogarolo sia anteriore dell'anno 1000, tra il XII e il XIV secolo. Arrivano i Cimbri, che disboscarono le foreste e portarono il terreno a coltura. Le leggende e le storie dei Filò. Negli anni passati i nostri nonni, nei lunghi mesi freddi, andavano nelle stalle a scaldarsi con gli animali e raccontavano storie e leggende di creature fantastiche. Racconto del Filò. Mia nonna mi ha raccontato che quando aveva dai 5 fino ai 10 anni, alla sera, insieme ai suoi genitori e ai fratelli, andavano nella stalla del vicino di casa. Là le donne principalmente lavoravano a maglia per fare i calzini e le canottiere di lana per la loro famiglia. Una delle tradizioni di questa zona culinaria è la torta modia. E gli ingredienti sono 150 g di pane raffermo, 100 g di zucchero, quanto basta di pinoli, 30 g di uvetta, una scorza grattugiata di un limone, 3 uova, 0,5 litri di latte, 2 cucchiaini di rum, 1 cucchiaio di farina e 1 cucchiaio di fecola. Il baco da seta. All'inizio del 1900, a Nogarolo Vicentino, qualche famiglia contadina allevava i bachi da seta, detti anche cavalieri. Questi bruchetti, che mangiavano tanto, si nutrivano unicamente con foglie di gelso moraro e facevano un gran rumore quando masticavano. Nella casa dove abito ci sono tanti alberi da frutto, ma soprattutto mele e castagni. Passeggiando verso il Montefaldo incontriamo le tre caprette, la stalla con le mucche e poi il sentiero piega a sinistra dove abbondano i rovi delle more e le erbe spontanee. Attraversato un piccolo corso d'acqua ci si trova in un bosco di ciliegi e solo un poco più in su si arriva ad un borgo di casette. Mi piace l'anello piccolo e Dolomiti? Sì!